Ciao a tutti, qui è Teo Cianci, il raccattafilm per voi. Oggi parliamo di tre manifesti fuori Ebbing, Missouri. Mi viene difficile da dirlo perché di solito vado con l'inglese, che è deliziosamente meglio. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vogliamo mettere. Quanto stavamo aspettando un film di Marty McDonald, regista e sceneggiatore affermatissimo dei due In Bruges e Sette Psicopatici. Questi ultimi caratterizzati da una spiccata verve e un umorismo nerissimo che sa quando e come colpire sotto la cinta dello spettatore. E Three Billboards non è da meno. Siamo di fronte ad un'attrazione, una montagna russa, un saliscendi di emozioni che ti stende. Si corre su una linea sottilissima che divide bene e male, si mischiano, si confondono. Non troveremo una protagonista che combatte per un mondo ideale né un antagonista così perfido da odiarlo, anzi. C'è da studiarsi molto attentamente le psicologie sfaccettate del trio Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell, la prima e l'ultimo vincitori di due tra i più importanti Golden Globe, attrice protagonista e attore non protagonista in un film drammatico. Premi assolutamente meritati perché questi attori così eclettici offrono una varietà di situazioni al limite del politicamente scorretto, che mettono in evidenza un animo umano corrotto, mosso, guidato da motivazioni e cause che inizialmente potrebbero convincere, ritenersi valide, ma poi col passare del tempo si rivelano assolutamente futili. Perché, ad esempio, si mettono in primo piano tre manifesti utilizzati per lanciare un segnale come monito. Ci si domanda: c'è veramente giustizia in questo mondo? Ma noi, in verità, ce la stiamo creando la giustizia? Oppure stiamo appiccando un incendio ancora più grande, coinvolgendo molte più vite, generando ulteriore caos? E questo è il punto cruciale. Qui il film ti porta fuori strada e ti confonde così tanto che pensi di non avere gli strumenti necessari per comprendere a fondo l'intero funzionamento del racconto. E qui la sceneggiatura proposta non è affatto prevedibile. La linea di demarcazione va totalmente disfacendosi. Come già detto, non c'è una personalità assolutamente buona o assolutamente cattiva. Si sputa in faccia ad un corpo di polizia che non muove un muscolo per risolvere un caso particolarmente delicato, con protagonista la figlia di Mildred, interpretata da Frances McDormand. Ma siamo sicuri che questa madre è stata affettuosa, amorevole nei confronti della propria figlia? E ci ritroviamo sempre spiazzati, è qui che Three Billboards acquista molte marce in più. Non è mai chiaro il profilo psicologico di una persona, c'è da scavare a fondo. Vi è la minuzia nei particolari, il dettaglio da individuare in ogni espressione, e solo dopo aver condotto queste ricerche avviene automaticamente l'immedesimazione. In fondo tutti noi siamo imperfetti, scagli la pietra chi è senza peccato, insomma. E questo pregio di assoluto valore, una scrittura calcolata al dettaglio, è sorretto da un comparto tecnico sopraffino, che sa come e quanto soffermarsi sugli interpreti principali, tanto da far scattare una scintilla che appiccherà un fuoco dirompente, che caratterizzerà un terzo intenso atto. Di violenza ce n'è tanta, di volgarità tantissima, si preme l'acceleratore su una scorrettezza che è di casa, che colpisce tematiche di carattere sociale, scombinandole, e un concetto di moralità che perde di definizione. Nella locandina ci poteva stare Quentin Tarantino presenta, sarebbe caduto in un brodo di giuggiole con questo materiale, una sorta di potenziamento 2.0 dei suoi script. C'è da riportare il fatto che qui l'umorismo non è molto calcato come nelle opere precedenti del regista. Avviene una netta trasformazione per McDonald, una presa di coscienza. Qui si ha tutta l'intenzione di voler realizzare un film crudo che perde sangue, che arranca per poi cercare di rimettersi in sesto, con una narrazione ballerina e attori schizzati con una personalità totalmente imprevedibile. In Three Billboards Outside Ebbing, Missouri si fotografa una cittadina, poi McDonald la ribalta in padella, cucina a fuoco lento e lascia marcire coloro che vi abitano al suo interno, come ratti in gabbia. Riscatto morale? Redenzione? Speranza in un futuro migliore? Chi lo sa? Ciò che conta è il viaggio e l'arco narrativo che va formandosi di questi personaggi in bilico fra ciò che è giusto fare e l'errore quasi imperdonabile da commettere. Le musiche in questo senso sono estremamente malinconiche, dipingono un manto disperato, un pessimismo di fondo che ci scuote, che va centrando il punto focale della vicenda. Noi ci battiamo per degli ideali, ma siamo veramente certi di credere fermamente in questi? Tutto viene messo in discussione, le carte vengono scoperte sulla lunga tavolata del destino, noi ci mettiamo in gioco. Facciamo di tutto per affermarci come esseri umani. Ma vale veramente la pena vivere in un mondo così crudele? Ed è per questo che Three Billboards lo ritengo un dannatissimo capolavoro, che rischia di finire già.
sul podio della mia top film 2018, ma guardate un po'. E questo è tutto, Antonio Cianci, Rakata Film qui ha finito, un bel pollicione in alto se vi è piaciuto il video, nell'info box troverete link a pagina ufficiale Facebook Rakata Film, profilo Instagram, gruppo privato Racconta Film, mi raccomando seguite il regolamento. Un saluto carissimi seguaci di Rakata Film, ci becchiamo qui sotto nei commenti, ciao, alla prossima!